Ci troviamo in Galleria Umberto I a Torino. Ci hanno segnalato questo locale, Armata Brancaleone. Ci stanno aspettando. Abbiamo telefonato, prenotato. Che dite? Andiamo a vedere? Venite con noi. Antonio, mi hanno segnalato questo locale, quindi eccoci qua. Vuoi dirci due parole, come è nato questo locale? Ma questo locale è nato da un'idea di 40 anni fa che aveva lo stesso nome, Brancaleone. Infatti Armata Brancaleone. Sì, Armata, perché era un locale sì. In via Po. Adesso un po' di nostalgia, dopo tantissimi anni ho dato ancora il nome di questo locale. Diciamo così, un po' casereccio, ma pulito, simpatico. So che qui ci sono anche altre stanze, avete anche un... Sì, abbiamo sopra un ambiente più tranquillo, dove c'è anche un camminetto bellino, i salottini, sempre nel discreto e nella massima pulizia. E sempre base, pesciolini freschissime che si muovono. E difatti mi hanno detto che la vostra specialità è proprio il pesce. Sono contento perché sono convinto di esaudire i suoi capriccetti. Va bene, allora andiamo a vedere le specialità che offre il Brancaleone. Armata Brancaleone. Grazie. Va bene. Ho visto che ci sono delle bottiglie di buonissimo Franciacorta. Che dici? Ah sì, è il nostro prodotto principale come prosecco. Adesso glielo offro un goccino, se permette. Va bene. Signor Paolo, sia gentile, un aperitivo. Grazie. Il Franciacorta. Ma quanti piatti? Siamo un po' specializzati in queste cosine. Anzi, guardi, le presento il nostro capo. Sì. Vorrei che qualcuno mi raccontasse qualche piatto. Il maestro Don Michele. Eccomi qua. Oh, buonasera Michele, buonasera. Mi dica tutto. Allora, io vedo dei piatti interessanti, vorrei che mi raccontasse due cose. Ad esempio, gambero di Sicilia con melograno. Ecco, il gambero di Sicilia con melograno fa parte della nostra scaletta di pesce crudo, è in prima voce perché abbina insieme del melograno e un olio extravergine del Lago di Garda, un olio molto delicato, molto dolce. Altro? Lamelline di capesante con julienne di carote. Anche lì un'altra delizia, sono delle capesante francese in particolar modo, che tagliamo molto sottile, facciamo una julienne di carote grattugiata e abbino un olio di menton. Ottimo anche questo. Carpaccio di triglia con noci. La triglietta è classica triglia di scoglio nazionale, che vado a sfilettare al meglio senza lasciare lische e abbino delle noci, possibilmente di giovane raccolto, fresche. Interessante. Con su un olio ligure. Buono. Carpaccio di ricciola con carciofi. Ecco, adesso siamo in piena stagione di carciofi, la ricciola fa parte dei nostri pesci, dei nostri mari, fa parte dei tonni, dei pesci azzurri, in grandi linee, e abbino i carciofi con un olio umbro. Allora Michele, ma quale mi consiglio fra questi piatti? Perché sono tutti interessanti. E non è facile per me consigliarla, sono tutti buoni. Sono col tutti pesce buoni. Crudo non si scherza, e qui siamo seri. Ma io direi di fare un assaggino di tutti. D'accordo, affare fatto. Comincia col gambero. Ok, d'accordo. Grazie.